Allora, mister, partiamo con le domande della stampa. Lorenzo Fazio, come arriviamo a questa gara dopo il pari interno con la Vibonese e se Carlini dal primo minuto può essere una possibilità? Beh, arriviamo diciamo bene, perché oggi abbiamo fatto un ottimo allenamento. Si è parlato tanto del fatto che non siamo riusciti a sbloccarla quella partita, abbiamo evidenziato diciamo sicuramente le carenze che abbiamo in questo momento qua. Ci prepariamo ad affrontare una partita diciamo bella, intensa, contro un avversario diciamo molto carico, e sarà una partita dura, però speriamo di fare una grande prestazione. Proprio questo le chiede Antonio Argentieri Piuma, gara complicata in un campo ostico contro una formazione in palla. Con quale spirito affronterà il match prenatalizio dopo il pareggio interno con la Vibonese? Ma diciamo che ho già risposto, lo spirito deve essere quello combattivo, avendo sicuramente diciamo la consapevolezza che dobbiamo risolvere dei problemi, perché comunque per esempio l'allenamento di oggi mi ha fatto vedere delle cose giuste, e soprattutto l'acquisizione di certi concetti insomma mi è sembrato molto facile oggi, quindi diciamo lo spirito è quello giusto di una squadra che vuole apprendere, e quindi di conseguenza mi aspetto di metterlo in pratica già da Francavilla, da alcuni dettami importanti per riuscire a far bene in questa partita. Due domande da parte di Ferdinando Capicotto. Mister, si va ad affrontare una squadra che ha ottenuto 20 punti in 9 gare in casa con una sola sconfitta. Inoltre è un campo dove il Bari ne ha persi 3 e senza Fazio e Vasquez. Servirà forse un Catanzaro che superi se stesso per portare a casa un risultato positivo? Sì, ha detto benissimo, i dati, i numeri sono questi, e ecco perché ho detto prima che sarà una bella partita, bella, intensa, dura per noi e dura anche per loro, perché ce la andremo a giocare come piace a me a viso aperto, quindi facendo attenzione sugli errori che abbiamo fatto diciamo nelle altre partite. E vediamo poi a fine partita che risultato arriva, ma mi interesserebbe molto, ecco, affrontarla proprio nel modo giusto, con la cattiveria, determinazione, con la rabbia e con l'intensità che diciamo occorre soprattutto in questo girone. Sempre Ferdinando Capicotto, l'assenza di Fazio sulla destra complica ancora di più la situazione su quello che possiamo definire uno degli anelli deboli di questo Catanzaro? Ma adesso le soluzioni lì sono diciamo un po' più limitate, perché abbiamo Rolando che è fuori, insomma abbiamo adesso Berzotti, abbiamo Baie, che sono due alternative diciamo, ma sicuramente più offensive di Fazio. E diciamo in questo momento qua bisogna comunque avere coraggio, bisogna diciamo credere diciamo nelle scelte che si fa, ma soprattutto c'è bisogno di quello che ho detto prima, perché chiunque gioca, ma bisogna che sudi la maglia e che dà il massimo che può dare in questa partita. Ultima domanda, Andrea Ciliamagno: cosa perde il Catanzaro senza Vasquez e cosa guadagna con Carlini? Allora, è chiaro che soprattutto la cosa più importante che perde è un'alternativa importante magari nei cambi, perché per me Carlini non è che parte dalla panchina, voglio dire, sia una riserva, oppure Vasquez parte dalla panchina è una riserva. E in questo campionato con 5 cambi diciamo la differenza e il risultato di solito lo porta a casa quelli che entrano. Quindi di conseguenza in questo momento abbiamo perso due uomini importanti per subentrare e per avere delle alternative in più come squadra. Poi è chiaro che sono due giocatori con caratteristiche totalmente diverse, perché magari Vasquez è uno che attacca di più la profondità, è un giocatore diciamo più strutturato, un giocatore più volenteroso, mentre invece su Cardini abbiamo più qualità, e che è una cosa che a me piace tanto, abbiamo più attenzione a livello tattico, ma meno freschezza atletica, meno profondità.